Buonasera a tutti. Allora, lui è presente qui con me, il governatore della regione Punjab del Pakistan, ed è in visita qui in Italia per 2 giorni. Com'è la situazione oggi in Pakistan dopo quello che è avvenuto in Afghanistan? Prego. Yes, you have made a very important point because the whole world is watching what is happening in Afghanistan. We believe that now Taliban are a reality and the international community must engage with Taliban. But at the same time, our government has made the decision that we will not recognize Afghanistan government without consultation of neighboring countries, European Union and United States of America. But engagement is must because the wars have not solved the problem. 20 years of war has damaged, destroyed everything. So in our view, this engagement must take place. And on the other hand, what we feel that the Afghan government has no money to pay even the salaries of the civil servants. And if there was no humanitarian assistance to the people of Afghanistan, then there might be a tragedy waiting to happen. There will be a starvation, there will be hunger, there will be health issues. So we urge the international community that they should extend their humanitarian aid unconditional so we can save lives in Afghanistan. Sta dicendo che la situazione non è una delle migliori, in quanto la gente lì ha molta difficoltà per sia il cibo, che in Afghanistan loro non hanno neanche i soldi per pagare la gente che lavora. Il nostro primo ministro ha deciso che non accetterà il governo dei talebani fin quando non avrà avuto modo di parlare anche con gli stati vicini, e dopodiché, dopo un confronto, si procederà ad accettare o meno, ma per adesso stiamo accettando i profughi che arrivano in Afghanistan, che poi vogliono partire per un altro paese, e noi li stiamo aspettando e li accogliamo. Noi occidentali siamo molto preoccupati della mancanza del rispetto dei diritti umani in Afghanistan. Che cosa ne pensa? Ukraine ke hum jo european hain jo is taraf rehte hain hum jo udhar ki human rights hain udhar bahut masla hai uske bare mein aap kya kehna chahenge? Ji, human rights issue is a problem everywhere. This human rights issue is in Palestine, there is human rights issues are in Kashmir, there are human rights issues in India, and definitely there are human rights issues in Afghanistan. So that's why we are saying that international community must engage with Afghanistan, and we hold the Afghan government for their international obligations for women rights, for human rights, and make sure that the girls in there go to school, they go to colleges, they go to their place of work, and everybody is given the equal opportunities there, and there has to be inclusive government there in which the Tajiks and Uzbek and Northern Lines and all those people can participate in Afghanistan, because for Pakistan, peace and stable Afghanistan is in the interest of Pakistan. Allora, lui ha detto che la situazione per quanto riguarda i diritti umani allora è molto delicata, in quanto ci sono molti problemi da noi, come per il Kashmir, che lì dei diritti umani non se ne parla, nonostante l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha questo obbligo che loro hanno detto che saremo noi a dare a loro i diritti umani, ma questo non è successo. Noi vogliamo solamente la pace, vogliamo che ci siano questi diritti umani per chiunque persona, senza che ci siano le distinzioni tra un occidentale, tra un asiatico o di altri paesi. L'Italia in cosa può essere utile? L'Italia in cosa può essere utile? Ok, Italy is me aapka kis tarah? We believe Italy is a very important member of the European Union, and we are very grateful to the members of European Parliament. They helped us to achieve GSP plus status in 2013 and 2014. And we are very glad that the European members of Parliament, Mr. Fabio Massimo Castaldo, is supporting us in our view, and he is supporting us on Kashmir issue. Violation of human rights must be condemned everywhere. So what we are asking our Italian friends, that it's going through a very difficult time, challenging time,
in Afghanistan, and they must lead the campaign to provide humanitarian assistance to the people of Afghanistan. Lui sta dicendo che l'Italia è uno dei paesi molto importanti nell'Unione Europea, in quanto anche il vicepresidente del Consiglio europeo, Fabio Massimo Cassaldo, è molto, come dire, lui è molto amico di lui, e infatti lui ha aiutato molto loro ad organizzare anche questa visita qui, e chiediamo anche agli italiani di alzare la voce, come sui social, se succede qualcosa in qualche paese europeo tutti mettono dei post per dire pace, qualunque altra cosa, e quindi questa cosa dovrebbe essere anche per il Kashmir. Thank you. Thank you. Thank you.